Erika Zago, pilotessa che nel giro di un paio d'anni ha scalato la piramide a livello italiano, è arrivata anche alla finale internazionale. Erika, adesso la 24 ore, però questa volta in uno spirito più amichevole, perché non sei con la tua casacca delle Nag Girl, ma sei con i colori del team Pagaspoc. Allora, mi apri la macchina per piacere. Sì, sono venuta qua, visto che era la mia prima endurance qua a Jesolo, ero curiosa di provarla e oggi la prendo come un allenamento. Ovvio, se vengono fuori i tempi, che alla fine sto vedendo bei risultati, sono più che soddisfatta. Allora, in un endurance rispetto alle tue abituali sprint qui la 24 ore di Jesolo, che cosa hai trovato di inaspettato, anche se non sei nel tuo team ufficiale? Inaspettato, perché non pensavo di essere costante sui tempi. Le sprint sinceramente mi piacciono un po' meno, mi piace di più essere costante, battere sul tempo e poi anche confrontarsi con un altro team, impari cose che magari tu non pensi, o qualsiasi altra cosa, insomma. Quindi sono arrivate delle sorprese di essere in grado di battagliare con team che fino a passato ieri, diciamo così, si guardava dal basso, esatto, verso l'alto, adesso invece li cominci a guardare con gli occhi dritti. Esatto. Va bene, Erika Zago per le Nag Girl in prestito al team Pagaspoc.